dalle 10 alle 12. 11:50 minuti, manca poco alla fine di questa nostra puntata, l'ultima del 2012, e chiudiamo con il direttore del Fatto Quotidiano, Antonio Padellaro. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Allora, non solo la salita in politica di Monti, qui c'è un toga party, come giustamente si dice sulla prima pagina del vostro giornale. E molti, troppi magistrati che lasciano la magistratura per entrare in politica. Perché questo fenomeno, secondo lei? Beh, effettivamente la magistratura dai tempi di Mani Pulite, quindi dal 92, ha avuto un ruolo dominante, soprattutto a causa delle malefatte della politica. E quindi i magistrati, soprattutto ai tempi di Tangentopoli con Di Pietro, sono diventati un po' il simbolo, a torto a ragione, di una necessità di imporre i valori di legalità di fronte invece a un discredito della politica dei partiti, spesso in altre faccende affaccendate, soprattutto nelle faccende proprie, ecco. Mm-hmm. Quindi i magistrati hanno assunto questo ruolo che però nel corso degli anni si è un po' consumato. E quindi io non so se oggi questa carica dei magistrati avrà lo stesso successo che ebbero appunto i Di Pietro, i Casson, gli Amendola, no? Sì, negli anni 90, quando effettivamente i giovani magistrati, i pretori d'assalto, diedero una scossa a un paese che era nelle mani di lor signori. Certo, comunque fa un po' impressione vedere tutti questi magistrati così attivi in politica. Ecco, una cosa che oggi balza un po' all'occhio su tutti i giornali è questo appoggio del Vaticano all'ipotesi Monti, e addirittura il giornale parla di 17 milioni erogati nella finanziaria, nella legge di stabilità, erogati agli amici di Bertone e Bagnasco. Il risultato di questa finanziaria così disponibile è stato questo appoggio del Vaticano all'ipotesi Monti. Però ecco, una cosa che si sta registrando è che, ora non so quanto valga in termini elettorali, però molti generali e molte grandi categorie, come dire, tipo Vaticano, si stanno schierando, stanno muovendo interesse verso questa ipotesi Monti. Secondo lei può effettivamente creare un problema alla coalizione di centrosinistra, che già si vede un po' erosa dalla presenza degli arancioni di De Magistris e forse Ingroia ed altri? Bersani rischia di perdere a sinistra e al centro un po' di consenso. Ma io non credo che oggi le gerarchie vaticane, attenzione a non confondere le gerarchie, la curia con le parrocchie, esatto, e con sono completamente tanti d'accordo. Sacerdoti, sì, che fanno veramente, si dedicano agli altri in tutti i modi. Comunque, io non credo che le gerarchie smuovano chissà quanti voti. Qui abbiamo un riflesso condizionato che nasce dalla storia di questo paese. Nel 1946 effettivamente la Chiesa e le parrocchie e i parroci fecero in modo che si concentrassero i voti anticomunisti sulla Democrazia Cristiana. Allora c'era questa contrapposizione
tra il comunismo che in Italia era forte, no? Ma era anche collegato all'Unione Sovietica e quindi metteva paura, perché erano gli anni della guerra non fredda ma freddissima, e quindi il mondo era diviso in due blocchi, blocco occidentale e il blocco comunista, e quindi ecco, si capiva che per la Chiesa Cattolica fosse questione di vita o di morte impedire che il Partito Comunista andasse al potere, anche se poi abbiamo visto che nel Partito Comunista c'era proprio una corrente di pensiero molto vicina ai valori cattolici. Poi questa abitudine di votare Democrazia Cristiana si è un po' stemperata, è diventata sempre meno importante. Quando è arrivato Berlusconi, e quando la DC si è dissolta, Berlusconi è diventato il riferimento e il berlusconismo di chi nella Chiesa voleva che non solo certi valori ma certi interessi fossero tutelati. Certo. Non c'è bisogno che li elenchiamo tutti, chi vive a Roma sa perfettamente che cosa rappresenta il patrimonio vaticano alla città eterna. Certo. Abbiamo seguito tutte le vicende legate all'IMU dei beni ecclesiastici, no? E abbiamo visto come poi molti di questi beni l'hanno, come si dice, fatta franca. Adesso che Berlusconi è in crisi e il Vaticano gli ha tolto l'appoggio, però il Vaticano gli ha tolto l'appoggio dopo che ha visto i sondaggi, attenzione. Certo. Perché hanno visto Berlusconi col cavolo lo toglieva. Le alte gerarchie hanno detto, ti appoggiamo. E la scelta è caduta su Mario Monti, il quale, io devo dire la verità, mi ha un po' sorpreso, perché non aveva l'aria del bigotto, e però evidentemente ha dato in questo anno di governo tali garanzie, come dice il giornale, come dice Vittorio Feltri, al Vaticano, che oggi è lui il riferimento. Però ripeto, non credo che queste cose spostino molti voti, anzi credo che ne spostino pochissimi. Direttore, che cosa vuole augurare agli ascoltatori e in genere ai cittadini italiani per questo 2013? È una parola. Guardi, io sono, come tutti i giornalisti, i direttori dei giornali, ossessionato dalle cifre negative che ci vengono snocciolate praticamente ogni giorno, no? Questo è un paese che da un anno e mezzo ha solo il segno meno occupati, meno PIL, meno soldi nelle tasche delle persone, meno tutto, e quindi io non lo so se al di là di queste dispute, devo dire, insopportabili su l'agenda di questo, l'agenda di quello, metterà il nome in lista, ecco, questo grande, grande problema, se Monti metterà il nome in lista, io non dormo la notte, forse anche lei non ci dorme la notte, ci metterà il nome o non lo metterà? Ecco, al di là di queste fesserie, di queste cose veramente che non servono a niente, se non a fare qualche titolo sul giornale, io mi auguro che ci sia qualche persona al governo, vada al governo di questo paese, qualche persona per bene, capace, dedita effettivamente al servizio pubblico, e ce ne sono, guardi che non è vero che non ce ne sono, e che si prenda carico di questi numeri e decida di piano piano di cominciare a modificarli. Oggi noi abbiamo in prima pagina un editoriale di Marco Politi, il quale parla della solitudine degli ultimi, no? Cioè, noi abbiamo saputo ieri che ci sono 700.000 precari che sono a rischio posto, cioè già sono precari, poi rischiano pure di perdere il posto precario. È un numero, è una cifra, ma dietro questa cifra gigantesca ci sono 700.000 storie umane
700.000 storie di persone che stanno passando, hanno passato un brutto Natale, è una brutta fine dell'anno. Ecco, il mio augurio è che almeno una piccola parte, una parte di queste persone possa avere così un po' più di speranza nel futuro. Grazie direttore, grazie a voi. Auguri per un ottimo 2013 e speriamo che insomma sia buono per tutti o migliore. Bene. Diciamo già è già un bel dato. Grazie, arrivederci.